Le regole della pallavolo. Ciao a tutti e benvenuti su Custom Volley. Oggi vi parlerò di pallavolo. In questo video vi spiegherò le regole di questo magnifico sport. Guarda il video fino alla fine per scoprire qualcosa che in pochi sanno e che dovresti imparare se vuoi iniziare a giocare a pallavolo oppure se vuoi saperne di più su questo magnifico sport. La pallavolo è uno sport di squadra che richiede una buona coordinazione e abilità per raggiungere la vittoria. Per poter giocare a questo sport è necessario conoscere le regole principali che lo regolamentano. In questo video vedremo le regole della pallavolo in dettaglio, compreso il campo, le squadre, i punti, i ruoli e le regole principali. Obiettivo del gioco. Il principale obiettivo del gioco è quello di far cadere la palla nell'area di gioco dell'avversario e impedire allo stesso tempo che cada nell'area propria. La squadra che riesce a far cadere la palla nell'area avversaria e a impedire che cada nella propria segna un punto. L'obiettivo finale del gioco è quello di vincere un set. I set sommati tra di loro danno la vittoria della partita. Per vincere la partita generalmente bisogna vincere 3 set su 5. Le squadre. Ogni squadra è composta da 6 giocatori. Ci sono 3 giocatori in prima linea e 3 giocatori in seconda linea. In base a quella che è la competizione, la panchina può essere formata da 8 o 6 giocatori. I giocatori in prima linea sono responsabili principalmente della fase di attacco, mentre i giocatori di difesa sono responsabili della fase, appunto, di difesa. Le squadre possono sostituire i giocatori in qualsiasi momento durante il gioco, fino a un massimo di 6 sostituzioni, che possono essere operate in qualsiasi slot. Inoltre, ogni allenatore ha a disposizione 2 timeout per set. Come si vince un set? Per vincere un set, una squadra deve raggiungere 25 punti, con un minimo di 2 punti di scarto rispetto all'avversario. Se le due squadre si trovano 24 pari, il gioco continua finché una delle due squadre non raggiunge 2 punti di scarto sull'avversario, come ad esempio 26-24. Come abbiamo già detto, ogni partita generalmente si gioca al meglio dei 5 set. Diciamo generalmente perché in alcune categorie giovanili e nazionali questa regola potrebbe essere differente, come differente potrebbe essere il punteggio da raggiungere per vincere un set. Come si fanno i punti? I punti possono essere guadagnati in diversi modi. Se la palla cade nell'area avversaria, la squadra riceve un punto. Se la palla tocca il terreno sulla linea di confine dell'area avversaria, la squadra riceve un punto. Se la palla viene colpita dall'avversario e va fuori dal campo, la squadra riceve un punto. Se l'avversario commette un errore come toccare la rete o commettere un altro fallo, la squadra riceve un punto. Il campo. Il campo da gioco è diviso in due parti da una rete alta 2,43 m per gli uomini e 2,24 m per le donne. Il campo è lungo 18 metri e largo 9. La linea detta dei 3 metri, che indica la zona in cui i giocatori in prima linea possono attaccare la palla, si trova appunto a 3 metri dalla rete. La linea di servizio da cui il servizio deve essere effettuato si trova a 9 metri dalla rete. I ruoli. In una squadra di pallavolo ci sono 5 ruoli distinti. Palleggiatore opposto, centrale, libero e martello o laterale o banda. Ogni ruolo ha una funzione specifica nel gioco. Il palleggiatore è il giocatore che cerca di mettere la palla nel modo migliore per permettere ai suoi attaccanti, centrale, bande o opposti, di schiacciare la palla. Di solito il palleggiatore usa la tecnica appunto del palleggio. Lo schiacciatore è il giocatore che salta per colpire la palla al di sopra della rete verso il campo avversario, cercando quindi di fare il punto. Inoltre deve anche preoccuparsi di ricevere la battuta degli avversari. L'opposto è un altro schiacciatore che gioca sul lato opposto, appunto, del palleggiatore. Generalmente è l'attaccante più forte della squadra e non deve preoccuparsi di ricevere. Il centrale è il giocatore che gioca vicino alla rete e cerca di bloccare i tentativi dell'avversario con un muro e di colpire la palla al di sopra della rete schiacciandola anch'essi per fare punto. Il libero è il difensore che indossa una maglia di colore diverso e di solito sostituisce il centrale nella fase di ricezione e difesa ed è lo specialista di difesa e ricezione. Clicca in alto per scoprire il nostro video sull'approfondimento dei ruoli della pallavolo. Funzionamento di un'azione. La squadra che parte con il possesso della palla è la squadra imbattuta, mentre l'altra è chiamata squadra in ricezione.
Il giocatore di zona 1 si porta dietro la linea di fondo campo e dentro 8 secondi dal fischio dell'arbitro deve mettere la palla in gioco effettuando una battuta o un servizio. La palla deve oltrepassare la rete e giungere nel campo avversario. L'azione continua fino a quando la palla non tocca il terreno di gioco, è inviata fuori campo o è commesso un fallo. Se il punto è assegnato alla squadra già in servizio, questa continua a servizio. Se la squadra in ricezione vince l'azione, conquista oltre al punto anche il diritto a servire e i suoi giocatori ruotano di una posizione in senso orario. Per ogni azione di gioco la squadra ha a disposizione 3 tocchi per inviare la palla nel campo avversario e lo stesso giocatore non può eseguire 2 tocchi consecutivi. Il tocco da parte del muro non viene conteggiato nel numero dei tocchi. La palla può essere colpita con qualunque parte del corpo, ma non può essere fermata, pena il fallo di trattenuta o accompagnata. Gli elementi tecnici fondamentali della pallavolo. La battuta è l'invio del pallone nella metà campo avversaria. Esistono diversi tipi di battute in base a come viene colpita la palla. Battuta dal basso, battuta dall'alto in salto spin, battuta dall'alto in salto flot. Il bagger viene usato normalmente nella fase di difesa del gioco, si effettua con le mani ravvicinate, quindi distese in avanti, colpendo la palla con gli avambracci uniti. L'alzata si utilizza nell'impostazione dell'azione di attacco, il gesto fondamentale della pallavolo, e consiste in un tocco netto della palla volto a costruire un passaggio per il compagno, che effettuerà una schiacciata che dovrebbe essere conclusiva. La schiacciata. Gesto con cui si conclude l'attacco consiste nel colpire la palla velocemente al di sopra della rete, mandandola nel campo avversario con una traiettoria quasi sempre dall'alto verso il basso. Il muro è un salto a braccia tese e alte sopra la rete. Serve per opporsi, per creare un muro, una barriera, alle schiacciate avversarie. Può essere eseguito da un singolo giocatore, da 2 o da 3 giocatori contemporaneamente, per aumentare l'opposizione alla schiacciata. Il pallonetto è un tocco morbido della palla, serve per ingannare il muro avversario, infatti la palla dolcemente scavalca le braccia tese a murare e ricade dietro la schiena del o dei giocatori che stanno effettuando il muro. Clicca in alto per scoprire il nostro approfondimento sulle tecniche di gioco della pallavolo. Infine andiamo a vedere qualcosa che devi assolutamente sapere per poter iniziare a giocare a pallavolo, cioè i principali falli di gioco. In ogni partita è presente un arbitro che dirige il gioco, segna i punti alle squadre e fischia gli errori. Le principali infrazioni sono le seguenti. Falli in attacco. Tocco di palla sopra il bordo della rete da parte di un difensore in zona d'attacco. Non è possibile attaccare quando la squadra avversaria ha effettuato la battuta e la palla si trova nella zona d'attacco e completamente al di sopra del bordo superiore della rete. Non è possibile toccare la palla se si trova nella zona avversaria. Il libero non può completare un attacco con la palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete. Falli di muro. Il libero non può effettuare un muro né tentare di effettuarlo. Non è possibile effettuare un muro su servizio avversario. Un giocatore di seconda linea non può effettuare un muro effettivo. Falli di posizione. Al momento del servizio tutti i giocatori in campo devono rispettare la propria posizione di gioco. Il giocatore in zona di difesa non può attaccare saltando dalla zona d'attacco. Un giocatore non può effettuare il servizio al posto di un altro. Falli del tocco della palla. Un giocatore non può trattenere la palla o bloccarla. Un giocatore non può toccare la palla 2 volte consecutive, eccezione fatta per il tocco a muro e il recupero. Una squadra deve completare l'azione e rinviare la palla nel campo avversario non superando i 3 tocchi complessivi. Falli di rotazione. Quando la squadra non effettua correttamente la rotazione dei turni del servizio. Falli di rete. Un giocatore non può invadere il campo opposto con l'intero piede. Un giocatore, durante una propria azione, non può toccare la banda superiore della rete o l'antenna nella sua parte superiore. La palla non può essere toccata nello spazio opposto prima o durante l'attacco avversario. Falli di formazione. Quando in campo non sono schierati i giocatori non riportati nella formazione riportata a referto per quel set oppure che i giocatori non sono nell'ordine corretto. Clicca in alto per vedere i dettagli sui falli della pallavolo. Siamo arrivati alla fine di questo video sulle regole principali della pallavolo. Spero vi sia piaciuto. Grazie a tutti per essere stati con noi. Iscrivetevi al canale e lasciate un like.
Inoltre vi invito a vedere la nostra playlist con tutti gli altri video sulle regole del beach volley e della pallavolo. Commenta se ti è piaciuto il video e se l'hai trovato utile. Vi aspettiamo al prossimo video.